Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Letteralmente emergenza furti nella zona di Bolzano. Sono sempre più numerosi i negozi presi di mira con spaccate o taccheggi. Lo stesso dicasi per i colpi negli appartamenti. È una vera e propria ondata di furti ai danni di esercizi commerciali, quella che sta interessando la zona di Bolzano, che definire isola felice per quanto riguarda la criminalità è ormai improprio, senza contare i colpi, tanti, messi a segno ai danni di abitazioni e garage. Un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e preoccupa ancora di più perché i malviventi sono ormai pronti a tutto ed hanno la sensazione di agire senza aver nulla da perdere, infischiandosene di essere ripresi dalle videocamere di sicurezza e talvolta anche dell'entrata in funzione dell'allarme. Per quanto riguarda i reati in questo territorio, nella provincia autonoma di Bolzano, è in aumento, almeno secondo i nostri dati, perché noi abbiamo una serie di obiettivi che vengono controllati ogni notte dalle nostre pattuglie e rileviamo ormai numerosi, diciamo, segnalazioni di furto sono in notevole aumento, insomma. Ecco. Quello della Ronda Atesina è un osservatorio privilegiato con ben 2000 cosiddetti obiettivi sorvegliati. Raccontano di ladri molto determinati che talvolta minacciano anche gli agenti dello stesso istituto di vigilanza, i quali dimostrano di sapere dove abitano e quanti figli hanno per evitare di essere bloccati dai vigilantes. Una cosa simile era accaduta anche a Lupim qualche tempo fa. Proprio in Upim c'è stato un caso, un episodio, per fortuna è stato solo un episodio, in cui coloro, i malintenzionati, durante le ore di lavoro, sono entrati, gli uomini sono entrati dentro in negozio, hanno subito minacciato le cassiere e guai se fanno denuncia, eccetera, mentre le donne si sono permesse poi di portare via le cose. Questa è una cosa pazzesca. Come si diceva, i sistemi di allarme servono fino a un certo punto. Alcuni esercenti confessano che l'unico sistema adeguato sarebbe quello di dormire in negozio. Gli addetti ai lavori spiegano invece che alcuni innovativi sistemi possono essere molto utili, il nebbiogeno, per esempio. Io direi molto utile perché di fatto impedisce proprio il compiersi del reato, del furto, perché non consente alla persona proprio di entrare nel locale una volta che è scattato l'allarme, oppure se si trova già all'interno di muoversi all'interno del locale. Quindi penso che possa essere un valido deterrente anche perché gli interventi da parte sia delle forze di polizia che delle nostre pattuglie ovviamente non possono essere nell'ordine di qualche secondo, sono sicuramente nell'ordine di qualche minuto e quindi in qualche minuto possono compiersi i reati, mentre col nebbiogeno questo può essere impedito. Ecco. Rimaniamo alla cronaca, maxi sequestro di denaro contante da parte della Guardia di Finanza in Alta Valpusteria, nei pressi del confine di Prato alla Drava. Le fiamme gialle hanno fermato un'autocondotta da un cittadino ucraino. Grazie al fiuto del cane Bubble, dell'unità cinofila anti-cash che annusa e trova il contante, sotto i sedili sono stati trovati 365.000 euro in contanti di vario taglio che l'uomo stava introducendo in Italia. La somma era detenuta senza le prescritte dichiarazioni valutarie e per questo i finanzieri hanno proceduto all'immediato sequestro del 50% dell'importo, pari a 177.000 euro. Cambiamo argomento, la povertà è più vicina di quanto credi, anche tra gli anziani. Con questo slogan, la Caritas invita alla solidarietà nei confronti delle persone che in Alto Adige stanno peggio. In Alto Adige sono circa 100.000 le persone che beneficiano di una pensione di anzianità. In 28.000 casi l'assegno incassato è quello minimo di 495 euro, soldi con i quali arrivare non alla fine del mese ma a metà mese è praticamente impossibile, senza contare che se accade qualche evento imprevisto,
il dentista, un guasto in casa o qualsiasi cosa comporti l'esborso di soldi, le difficoltà si moltiplicano esponenzialmente. Basterebbero questi dati per giustificare l'appello lanciato dalla Caritas con lo slogan «La povertà è più vicina di quanto credi, anche tra gli anziani», che si concretizzerà il 16 novembre con una campagna di aiuto durante la Domenica della Carità. Beh, in media diciamo sono molto le donne che vivono oggi nell'età la povertà, perché nel passato, non avendo lavorato o comunque avendo lavorato, forse per esempio penso all'ambiente del contadino dove non sono stati pagati anche i contributi, oggi si ritrovano con una pensione minima e questa pensione minima li faticano a arrivare a fine mese, perché negli anni le spese sono aumentate e non riescono insomma a saldare tutto. Passiamo ad occuparci di viabilità. Novità in arrivo sulla superstrada Mebo. A partire da venerdì 14 novembre, tra Terlano e Vilpiano non si potranno superare i 90 km orari. Si tratta di una decisione assunta dal servizio strade della provincia a fronte dei numerosi incidenti verificatisi nei tratti in questione, sui quali la velocità media registrata è di 122 km orari a fronte di un limite di 110. Da aggiungere che per contro, nei pressi dello svincolo di Appiano, il limite verrà portato da 80 a 90 km orari. Attimi di paura stamani in via Fiume a Bolzano per un principio di incendio in un appartamento. Grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio. Vigili del fuoco del Corpo Permanente di Bolzano impegnati verso le 10 di stamani in via Fiume per un principio di incendio nella cucina di un appartamento al terzo piano del civico numero 4. A dare l'allarme un operaio che stava scaricando del materiale nel cortile interno del condominio. L'uomo ha visto del fumo uscire da una finestra ed ha subito chiamato i pompieri. Nel frattempo alcuni vicini hanno avvisato il proprietario, in quel momento assente, che ha aperto il portone permettendo l'intervento dei vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio, che sarebbe scoppiato nella zona del lavandino e che ha provocato danni consistenti al locale. Nessuno è rimasto ferito né intossicato e non si è resa nemmeno necessaria l'evacuazione degli altri condomini. L'unico a vedersela brutta è stato il gatto di casa, che è stato messo in salvo dallo stesso proprietario. Nonni vigili in difficoltà a Bolzano dopo che, a quanto pare, dall'inizio dell'anno scolastico il loro prezioso lavoro non viene retribuito. La denuncia è dell'esponente di Unitalia Marco Caruso, secondo il quale da circa due mesi i nonni vigili attendono delle mensilità sulle quali fanno conto per arrotondare la pensione e vivere quindi la vita di tutti i giorni. In una nota Caruso annuncia di voler chiedere lumi al sindaco rispetto ad eventuali difficoltà della cooperativa che gestisce il servizio. Ci spostiamo a Bruxelles, sui banchi del Consiglio europeo dell'agricoltura per il vertice dei ministri comunitari. Sono arrivate 6.000 confezioni di mele, un'occasione per mettere in mostra l'eccellenza della produzione frutticola del Trentino Alto Adige. Prosegue il delicato e complicato negoziato tra Unione Europea e Stati Uniti per abbattere le barriere commerciali negli scambi tra i due paesi, compreso il settore agroalimentare. Azione che però potrebbe indebolire il lavoro fin qui attuato per cercare di tutelare e salvaguardare i prodotti DOP e IGP italiani. Per mettere in luce le qualità e l'eccellenza della produzione frutticola regionale e il valore di un territorio e di un'economia cooperativa, sui banchi del Consiglio Europeo dell'Agricoltura a Bruxelles, durante il vertice dei ministri comunitari, sono arrivate 6.000 confezioni di mele del Trentino Alto Adige. Un'iniziativa promossa dalla rappresentanza europea della cooperazione trentina e dei principali produttori di mele DOP, Val di Non e IGP Alto Adige. Un modo alquanto singolare per promuovere uno dei prodotti di punta dell'agroalimentare italiano, che per il 72% della produzione nazionale viene coltivata in Trentino Alto Adige. Un modo messo in atto soprattutto per cercare di tutelare e salvaguardare le denominazioni DOP e IGP, come hanno voluto evidenziare il ministro italiano, nonché presidente di turno del Consiglio Agricoltura Maurizio Martina e l'europarlamentare altoatesino della SVP Herbert Dorfman, intervistati proprio a Bruxelles in occasione del vertice. Il fatto di poter rappresentare qui le DOP e le IGP anche da questo punto di vista è cruciale per noi. L'indicazione geografica è uno degli asset fondamentali della qualità italiana ed europea
E noi siamo per lavorare ancora di più su questo tratto, l'abbiamo fatto in questi anni e lo vogliamo assolutamente rafforzare anche nelle prossime battaglie che comunque avremo e in generale nella prospettiva agricola europea. Io sono convinto che le denominazioni sono un punto di forza del sistema agricolo e agroalimentare dell'Unione Europea, quindi bisogna salvaguardarli e bisogna difenderli a livello mondiale. Non è sempre facile perché in alcune parti del mondo non ci capiscono proprio su questo concetto, però dobbiamo insistere soprattutto anche quando si parla di accordi bilaterali, quindi adesso col Canada, con gli Stati Uniti d'America, dove i nostri prodotti agroalimentari hanno grande successo. In Italia le previsioni di produzione per quest'anno ammontano a 2,38 milioni di tonnellate, con un incremento del 13% sull'anno precedente. 3 anni di battaglie legali, il TAR di Bolzano ha bocciato il progetto della Coop Mazzini per la realizzazione di un garage interrato nell'omonima piazza del capoluogo altoatesino. Il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso dei promotori che chiedevano l'annullamento della delibera comunale che aveva bocciato il progetto dal piano parcheggi dopo che vi era stato inserito assieme ad altri 18. Adesso la Coop può ricorrere al Consiglio di Stato. Un'operazione a cuore aperto, così ha definito il governatore altoatesino Arno Compaccer la riforma che interesserà la pubblica amministrazione immobile dal 1992. È necessario procedere speditamente verso un'amministrazione sempre più innovativa. È questa la strada che intende percorrere il presidente della provincia di Bolzano Arno Compaccer guardando ad una riforma della pubblica amministrazione. Obiettivi, linee guida, tempistica e organizzazione del progetto sono stati illustrati a Palazzo Widmann dal governatore altoatesino e dall'assessora provinciale Valtraud Deg ai rappresentanti di sindacati e categorie economiche. Il metodo c'è, la struttura c'è, questo è stato confermato anche dagli interventi dei partner sociali. Adesso bisogna ovviamente andare sul concreto e lì loro vorrebbero essere coinvolti e questo comunque lo faremo, è un impegno preciso che abbiamo preso. Burocraticamente parlando, la pubblica amministrazione in futuro dovrà lavorare in modo più dinamico e snello, migliorandone l'efficacia. È un progetto molto ampio e ciò che mi fa piacere è che vedo tanta voglia di partecipare sia dalle parti sociali, ma lo sento anche da lì fuori dell'amministrazione pubblica, che la gente ha voglia di lavorare assieme con noi. Il progetto prevede in primo luogo un catalogo dettagliato delle prestazioni e dei servizi, un efficiente management del personale, attività di guida e di controllo che devono confluire in un nuovo sistema organizzativo. Il tutto potrebbe concretizzarsi entro pochi anni e più precisamente nel 2018. Attenzione alle fatture fasulle della Vodafone, all'appello del Centro Tutela Consumatori Utenti, dopo che numerose persone hanno segnalato di aver ricevuto delle mail redatte in lingua tedesca contenenti quale allegato una fattura in formato PDF. Questo file PDF è solo apparente, è in realtà un file eseguibile che contiene un codice dannoso. Si tratta di un tentativo messo in atto da abili truffatori di accaparrarsi i dati personali dei destinatari delle mail. Pertanto è bene cancellare subito la email in questione e non aprire assolutamente l'allegato. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio occupandoci di sport. Brick System. Tutti gli arredamenti che volete. Gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Qualità e gusto.
Sempster, saper fare, saper vivere. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Allora, eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con lo sport. Novità in casa biancorossa: Adolfo Sormani è il nuovo allenatore dell'FC Alto Adige dopo l'esonero di Claudio Rastelli dalla panchina. Dopo una serie di riunioni, la società biancorossa ha optato per il 49enne tecnico ligure, che negli ultimi anni ha fatto parte dello staff del settore giovanile della Juventus e della Napoli, prima di approdare alla Watford, società della seconda lega inglese, come vice di Gianfranco Zola. Passiamo al nuoto. 7 record in 2 giorni, sono questi i numeri dello Swim Meeting Alto Adige 2014 di scena questo fine settimana a Bolzano. In primo piano Marco Orsi e Fabrizio Scozzoli. 2 giorni intensi alla piscina Albert Pircher di via Maso della Pieve, che nel fine settimana ha ospitato la 18ª edizione dello Swim Meeting Alto Adige. Per l'occasione numeroso il pubblico che non ha voluto perdersi questa manifestazione. Si sono registrati eccellenti risultati, ai 4 primati di sabato si sono aggiunti 3 record domenica. Azzurri protagonisti, in primis Marco Orsi. Nei 50 stile libero l'emiliano ha staccato il record stagionale italiano, fermando il cronometro a 21:23, a soli 3 decimi dal suo primato italiano, cancellando il vecchio record della manifestazione appartenente a Mark Foster nel lontano 2007. Ottima prestazione anche di Fabio Scozzoli, che ha stabilito un nuovo record imponendosi sui 100 rana in 58:73, migliorandosi di 14 centesimi. In campo femminile, ottima performance di Katie Maley, che ha dominato nei 50 rana registrando un nuovo primato. Solo quarta la stella di casa Lisa Fischneider dopo una prestazione sottotono. Adesso cerco di qualificarmi per i mondiali in vasca corta. Se non ce la faccio, mi preparo per gli italiani assoluti in vasca lunga, però diciamo adesso infatti siamo in fase di carico e cerchiamo di preparare una bella fase per l'anno prossimo per i mondiali in vasca lunga a Kazan. Ha sfiorato l'impresa Stephen Daibler sui 100 delfino, che ha preceduto la superstar americana Ryan Lochte 51:49. Lo statunitense in 7 gare a Bolzano ha conquistato la vittoria sui 100 dorso. Nei 100 farfalla, gradino più alto del podio per Elena Di Liddo, che ha preceduto Silvia Di Pietro. Vittoria azzurra anche sui 50 dorso. Elena Gemo ha preceduto Laura Letrari e ancora Erika Ferraioli. E ho l'ultima qualifica fra una settimana per i mondiali in vasca corta, mi mancano 2 decimi, speriamo che vada bene. Arkadi Viaccianin si è imposto nei 50 dorso davanti agli azzurri Nicolo Bonacchia 24:38 e Giuseppe Ronci 24:92. 2 le vittorie per Natalie Kuglin a Bolzano. La stella americana, che gareggerà fino ai giochi di Rio del 2016, ha vinto i 50 stile libero in 24:46 davanti a Madison Kennedy ed Erika Ferraioli. Finale con botto a Bolzano nella staffetta sui 50 stile libero. La squadra del CN Wisp Bologna, con Alberto Bosa, Federico Bocchia, Francesco Martelli e Marco Orsi, ha fatto registrare un record italiano assoluto di società. Ed ora, grazie all'aiuto della regia, andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. Secondo gli esperti del servizio meteo della provincia autonoma di Bolzano, il cielo sarà generalmente molto nuvoloso con rovesci in arrivo da sud. Le precipitazioni più consistenti si verificheranno ancora sui settori interessati dallo Stau da sud, mentre i fenomeni saranno più deboli in Val Venosta e di Valle Aurina. Domani in cielo domineranno ancora le nubi con delle precipitazioni a tratti, nevose oltre i 2000 metri di quota. Sulla Val Venosta, Pusteria e Aurina le precipitazioni saranno meno frequenti rispetto al resto del territorio.
Giovedì inizierà con tempo stabile nel corso della giornata, attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita. Per venerdì si prevede tempo abbastanza soleggiato. Le nubi basse mattutina generalmente si dissolveranno con il passare delle ore. Sabato le condizioni peggioreranno con piogge in arrivo al più tardi in serata, al limite delle nevicate attorno ai 2000 metri di quota. Domenica inizialmente ci saranno nubi residue, di seguito il tempo sarà almeno soleggiato a tratti. E siamo giunti anche al termine di questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà questa sera alle 19. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.